Sì, diciamo apro questa miniserie di rappresentazioni, mi piace chiamarlo così, no? Letterarie, per cui sono onorato di questa cosa, di questo invito a parlare sulla tradizione e il tradimento. Quindi quando si parla di tradizione, diciamo, sono un esperto di questa parola, almeno penso di aver dedicato una vita intera su questo argomento, perché sono il direttore artistico dal 76 della Nuova Compagnia di Canto Popolare, direttore artistico e musicale, quindi diciamo che la compagnia è ancora oggi in giro per l'Italia e nel mondo, e quindi questo mi fa piacere, mi dà uno stimolo per continuare questa ricerca e questa passione che ci piglia e ci avvolge ogni giorno. Maestro, mi ha parlato della prima parola, ma non della seconda. Del tradimento cosa diciamo invece? Del tradimento, diciamo, è un senso molto particolare. Del resto noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, il tradimento, nel senso che comunque siamo stati un gruppo di ricerca che ha consolidato certe cose, poi dopo siamo andati alla ricerca di nostre espressività, quindi tradendo quella che è la tradizione, che è il senso poi finale di quello che facciamo oggi. E quindi, ma questo è un argomento che poi affronteremo dopo, non quello che mi fai parlare prima di quello. Dia qualche anticipazione. Ma io parlerò oggi di quello che è proprio la tradizione, i miti, i riti, come siamo partiti, che cosa è il mondo popolare. E quindi è un argomento vastissimo, talmente vasto che credo che ci voglia forse più che una partecipazione, ma un seminario di mesi da fare sulla tradizione, perché è complesso, molto complesso.